E quindi prolifera al tempo di Sargo c'è la confusione del libro. Cioè, cos'è accaduto? Sì, ci parla di guerra nucleare. Ma ce l'hai nel libro? No, me ne levo di mezzo. Qualche collega attuale sta facendo lo stesso, amico. Si basano su questo. Ci sono delle cose che collegano a una guerra nucleare, quindi Sodoma e Gomorra, fuoco che entra al cielo. E in un certo senso è vero. Perché io nel mio primo libro, già nel 2002, racconto di questa cosa, un'esplorazione fatta in questa zona da un certo Evans, mi sembra, comunque adesso non mi ricordo il nome, uno scienziato dell'Università di Yale, se non mi ricordo, ha scoperto questo cratere molto radioattivo in prossimità di Urdu, questa zona qui. E potrebbe essere una caduta di un meteorite che ha provocato quello, che provoca una bomba nucleare. E in effetti le date ritornano perché la gente, noi diciamo Urma, un po' tutta questa gente, emigra, fugge. La storia di Abramo e di Lot. Nota nelle carte di posizioni Arlano, uscirà da Ur con la sua gente e andrà ad Arlano. Perché Arlano, che sta qui? Posizione di Ninive e la posizione di Susa. Perché Aram era la città gemella di Elamiti, dove venerava il dio Sì, il dio Luna, che era più importante del dio Sole, essendo nel deserto la notte. E quindi c'è questo camminare. La Bibbia, quella catechistica, ci insegna che Abramo uscì da Ur e andò in Canaan. Non è vero. Abramo uscì da Ur e andò con la sua famiglia e continueranno a frequentare Aram, dove c'era la famosa biblioteca gemellata con in Egitto, dove c'era Nisabei, dove c'era la Stella America, dove c'era Berosso, insomma una biblioteca la più importante del mondo, collegata all'altra più importante del mondo di Homo. Alessandria non c'era ancora. A me hanno colpito queste costruzioni da sardo e da studioso dei popoli del mare, mi hanno colpito queste costruzioni di Aram, scusate, e anche il nome che usa la Bibbia, si chiama Padan. Ricordate, questo Dan c'è dappertutto. Dan vuol dire giudice in aramaico, in accadico, anche in ebraico, se non erro, ma comunque in lingua orientale qualcuno lo usa. Dan o Danu vuol dire giudice, ma non giudice come si intende oggi, ma come si intendeva e si intende in Romania e nel Medioevo in Sardegna, cioè il giudice era il re. Sansone era un giudice, e altri, Deborah era una giudicessa, cioè erano anche donne. Quindi questa situazione, vedete che Abramo, cioè anzi Terah, vanno qui ad Arra, poi qui Terah muore e Abramo farà questa conversione, passa in Canaan e poi va stranamente in Egitto dove ha ricevuto la faraone. Un pecoraio, seppure ricco e quello che volete, viene ospitato da faraone. Siamo nel 1800-1700. È vero che ci sono gli Hyksos a breve in Egitto, che sono popoli del mare, quindi, però il faraone che ospita un pecoraio, no? E Abramo è chiamato in Canaan, tu sei un principe fra noi. E a dirgli questo, sono gli Ittiti ancora una volta, dal quale lui cerca di comprare un terreno per seppellire Sara, la moglie, Sarai, principessa. Dice no, noi vogliamo solo di te, tu sei un principe per noi, sei il nostro parente, sei della nostra Arra, quindi parenti con gli Ittiti, Ittiti stavano in questa zona. Quindi gli Ittiti sono in Canaan già a tempo di Abramo. È una cosa strabiliante per il ricercatore della Bibbia. Quindi lui scende in Egitto, addirittura il faraone pare che si mettesse con Sara, perché Sara, Abramo dice, è mia sorella. Era la sorella, perché c'era l'abitudine, sia presso questa gente che noi oggi vedremo in Mesopotamia, sia in Egitto, di sposare le sorelle, non solo, ma come moglie ufficiale. Il figlio della sorellastra doveva essere il discendente. E vedremo che è così per Abramo, Isacco, Giacobbe, eccetera. E accade questo. Accade che Tirù, con il figlio Abramo, la figlia Sarai, Sarai vuol dire principessa, Lot e la moglie di Lot, e fratello Aram, la moglie di Lot mi sembra si chiamasse con un altro nome che sta per regina,
ricordo io dammi un attimo in aramaico, mi sfugge, c'era anche in cartaginese, poi ve lo dico. Quel giornale che invase, ve lo dico dopo, è un termine aramaico, però vuol dire principessa, non c'è scampo. Quindi, due donne, di cui una principessa e l'altra regina. Erano gente importante, non pecorai, anche se allora un pecorai poteva essere potente, ma non quanto lo era Abramo, perché si permette di sconfiggere quattro re sumeri, che avevano appena sottomesso Sodoma, Gomorra e altre città. Quindi erano eserciti potenti. Abramo, siccome hanno rapito Lot, piomba su questi qua, con truppe scelte, sono i truppe cammellate. La prima volta che l'uomo usa i cammelli in battaglia, che Abramo li aveva, erano abitati di Aram. Li troviamo nella battaglia di Kadesh, nelle file di Ramesse, piombano da dietro, tagliando il pollice. Tagliavano il pollice? In che senso? Tagliarono il pollice ai re. Perché i re vengono catturati. Probabilmente a tutti quelli che potevano avere una spada. Sì, anche perché tagliare il pollice era una prova di quanti nemici avevi ucciso o comunque una mutilazione. No, non avevi nemici, che facevano? Successivamente tagliavano altro, non lo sto a dire qui, però tagliavano. E gli egiziani tagliavano il tempo, poche parole. Risparmiavano però i popoli del mare ai quali tagliavano la mano. Perché erano circoncisi i popoli del mare. C'era un rispetto, come gli egizi, erano circoncisi. La circoncisione lo vedremo con Mosè, viene successivo, anzi è Mosè che lo insegna ai suoi, alla sua gente, non viceversa, non è un segno distintivo della gente di Mosè, almeno non degli ebrei, era non un segreto, un'usanza che usavano egizi e popoli del mare, lo dice anche Rodoto. E vedete cosa accade, dopo che arrivano ad Arra e muore Terà, il capo dei capi, si frantumano. Un gruppo andrà verso il Mar Nero, non so se le attraversano o se lo girano, ma andranno alla foce del Dnieper, che praticamente si chiama Boristeina. C'è un fiume nel centro Sardegna che si chiama così, non è importante, ma è ancora una curiosità. E alla foce del Boristeina o del Dnieper fonderanno una città che si chiama Olbia. Olbia la troveremo anche nel Golfo del Leone, oltre che in Sardegna. C'erano tre Olbia importanti. Ne parlano anche i greci, di questo ma antico. E loro risaliranno il Dnieper e il Dvina, bucando nel Golfo di Riga e andando nel Baltico, soprattutto in Irlanda. L'irlandese, se qualcuno conosce la mitologia irlandese, qualcuno prima mi ha accennato all'Irlanda, sì. L'irlandese fanno risalire la loro origine ai Tuatha De Dana, ancora questo nome, la gente di Dana, oggi della Dana, non cambia il discorso. Venuta appunto dall'Oriente. Addirittura, durante l'invasione dei popoli del mare, nei testi egizi, sono elencati i Tene, che io inizialmente confusi con i Shardana, ma ci sono tutti e due, ci sono i Tene e i Sherden. Questo potrebbe giustificare la teoria del mio amico Felice Vinci, che dice che l'invasione dei popoli del mare venne dal Baltico. Perché la guerra di Ilio, lui non la chiama Troia, forse ha ragione, perché sarebbe lì, Iluscia o Ilio, è ambientata nel Baltico. Cioè i racconti che fa Omero della guerra di Troia, lui ci mette anche l'Odissea, non sono d'accordo, ma stiamo alla guerra di Troia o di Ilio, è ambientata nel Baltico. Tutta gente che vede mantelli di lana, il fiume sempre nebbioso, incavolato, costruzioni in legno piuttosto che in pietra, stagionate in legno, cioè la gente viene cremata nei roghi, vedete Patroclo, eccetera, quindi usanze del Baltico. Ed è vero, perché ci sono i Deni e i testi egizi li nominano. E nella descrizione dell'arrivo dei popoli del mare dicono anche che arrivarono dal grande cerchio, dalle isole al centro del grande cerchio dell'Occidente, quindi vedete la pianta che siamo in Egitto, non possiamo parlare di Sardi che è qui, perché molti archeologi dicono che venivano da Sardi. Ma vengono dalle isole dell'Occidente che possono anche essere alta o alta, però al centro del grande cerchio, il re dei paesi stranieri.
e dal nono arco. Il nono arco per gli Egizi era il 52° parallelo, e qui. E qui devo dare ragione a Felice Ricci. E in parte però, perché lui li fa originali di quella zona, no? Lì ci arrivano in questo periodo, in questo modo, nel 2000 avanti Cristo. Perché qui tra Dvina e Dnieper, che sono navigabili, ci sono 200 km in Bielorussia per l'esattezza, di terra. Io l'ho azzardata nel 2002 questa ipotesi, successivamente ho trovato questo, una spedizione americana, mi hanno fatto vedere come varcavano questo tratto di terra, con le barche sulle spalle, hanno usato le Drakkar vichinghi, molto simili alle navi dei popoli del mare. Poi ho avuto un'altra fortuna, una ragazza di questa della Bielorussia, che sono state ospitate in Italia, anche dalle mie parti, stavamo parlando di queste cose, ma dove abito io c'è questa via, è chiamata via delle barche, e io sai che cioè noi abbiamo una fortuna del diavolo, dei ricercatori, quelli non allineati almeno, ne sbagliamo, però molte volte ci azzecchiamo, emisfero destro. E quindi questa è quanto avviene per i popoli del Nord Baltico. Una parte di questi andrà lungo il Danubio, ma questi li conosciamo, forse sono quelli che conosciamo meglio, perché i romani ce li descrivono ampiamente, sono i Galli. Hanno tenuto lo stesso abbigliamento, stesse armi, scudo rotondo, spadone, hanno tenuto kilt, hanno tenuto tutto quello che era di questi popoli e abitavano lungo il Danubio qui. Rimane un altro gruppo, che è quello di cui noi oggi parleremo. La conversione la fanno insieme ad Abramo, ma in Cana, l'attuale Libano, armeranno una flotta, poi centri del Libano, sì, lo facevano spesso lì, e prenderanno la via delle isole, vedete? I Pelesetti si fermano a Creta, gli Achaiasa in Grecia, i Sakkalasa qui, i Turcia qui, ma Erodoto dice che non si trovarono bene e tornarono in Lidia. Da qui però poi ritornano nell'VIII secolo, insieme a tutti quei popoli che arrivano nel Mediterraneo, Enea, Fenici, Turcia, Libur, cartaginese, c'è una marea di gente che torna, non viene fuori. Quindi Turcia qui, i Vasascia. Io inizialmente li avevo sistemati qui a Troia, perché Vasascia somiglia molto a Virusha, che è il nome vero di Troia. Ma gli egiziani li chiamano, come chiamavano i Shardana, Vasascia Nepiyan, Shardana Nepiyan. E poi il nome che Gaston Maspero ha preso per dare il nome a queste popolazioni, popoli del mare, Yam del mare, Yamudi del mare. Quindi Vasascia e Nepiyam non può essere in Anatolia. Sì, è vero che c'è il Mar Nero, però Nepiyam di solito dei marinai che sono costretti a navigare continuamente perché sei in un'isola. Shardana Nepiyam e Vasascia e Nepiyam. E Libu, che sono qui, e anche altri dei cartaginesi. Sant'Agostino, giusto per scomodare uno fuori dagli schemi, aveva fatto ricerche su Cartagine. Cartagine non è mai stata fondata da nessuno in quell'epoca che c'era con i romani, c'era sempre stata. E i Libu erano lì, magari non tornati. Quindi i Libu, che sono spesso a fianco dei Sardana quando attaccano l'Egitto ripetutamente prima della grande invasione. Se ho dimenticato qualcuno, i Jecker sono i Teucri di Omero, quindi i troiani, Jecker, Piano. E Libu, i Lici di Glauco e Sarpedone, scritti in Ilia. Chiaramente i Lici. Vedete, Abramo era un tipo strano. Noi usiamo la parola Blushu. Non so qui come usate chiamare una sorta di stregone o curandero. Noi non abbiamo ancora questo termine che usano anche in spagnolo. Lui era chiamato, in questo tempo di carestia, questa carestia, dopo Sardo, dura 300 anni dopo questa catastrofe, prima che loro vadano via. 300 anni. E che, i Sumeri parlano di andata via dopo la catastrofe, non prima. Tanto è vero che Abramo è a Sodoma prima della catastrofe e quindi poi ritorna in Bacia, eccetera. Quindi Abramo, durante la carestia, era chiamato per fare la medicina. Medicina da noi vuol dire medicina come magia, magia. La nasale, quindi erano stregoni, medici e tutto contemporaneo, facevano la medicina, ne conosco ancora qualcuno che fa queste cose, per evitare che gli uccelli venissero a beccare i semi che venivano seminati.
che quello succede, già ce n'erano pochi, più gli uccelli affamati venivano leccati di sé. E facevo la medicina, pare che funzionasse, però a un certo punto era anche una persona tecnologica e intelligente, cosa fa? Inventa quest'aratro. Lo vedete? Quest'aratro, mi meraviglio come in Occidente non sia stato ancora usato, ho notizia di usi ancora in Oriente. Ha praticamente una sorta di imbuto, che probabilmente era quello in legno usato per metterci le fave da macinare, scusate, fino agli anni 50, con un tubo, il seme messo lì, vedete, scendeva nel socco dell'aratro, il contadino dietro calpestava e gli uccellini si arrangiavano, cioè restava sottoterra ed era a posto. E in un sigillo sul medico, messo da Zaccaria Sicci e suo, per il fatto di Nibiru, quelle cose lì, a me interessava l'aratro. E lì, ad Aram, è rappresentato così, l'ho messo perché somiglia molto a questi bronzetti Shardana, sia nel saluto, noi salutiamo ancora così nei nostri paesi, ma tanti popoli lo fanno. Bene, questi bronzetti che solitamente sono messi così, per gli archeologi, compreso con il grande rilievo accademico delle scienze, dei licei, orante, sono tutti oranti, guerrieri tutti. Quelli stanno salutando, noi facciamo ancora così, ci cosa oh, per loro se non fanno la UCA. Cioè per le Palestine saluta ancora così. Oh, è il forno arcaico di salutare, vedi, la mano è disarmata. Poi magari mi usavano la sinistra, però c'era. E vedete perché Aram incuriosiva? All'interno queste costruzioni che fanno ancora oggi, qualcuno di voi. Se mi lasci una fotografia spot. Non sono un'orabile, non sono il cultore della cosiddetta civiltà, però è una costruzione che richiama questi popoli, perché questi nuraghi io dalla Scozia all'Egitto a Oman li ho ritrovati dappertutto, a Zimbabwe, cioè, questo tipo di costruzioni a Toros, che dicevano in greco. Ed è, abbiamo visto che era alta indiana ho fatto alla lenda indiana fatta che solo che è fatta era fatta di peli, assomiglia ai trulli all'interno, sì, sì. E anche quelli che io poi ho trovato anche nelle Baleari, ma molti nel Salento, del Pagliare, che sono specie di nuraghetti a gradoni che all'interno sono così, ed è a centinaia nel Salento, però non ritengono, io ne ho scoperto due in Sardegna. Sono gli archeologi. Quelle costruzioni sono neviere. Cioè, erano quei contenitori della neve che poi usavano per i sorbetti d'estate, non c'era l'elettricità. Però a me mi viene da ridere perché uno l'ho scoperto a Sassari, a livello del mare. Cioè. Vabbè. Questo è Giacobbe, vedete, lo Esaù. È messo per un motivo, perché quelle tavolette vengono affidate di volta in volta a dei personaggi piuttosto strani e c'entrano molto le madri, le mogli. Perché nel caso di Giacobbe e Esaù, per fare un esempio, aspettava Esaù la consegna, la Bibbia la chiama benedizione, che molti interpretano come eredità. Però è un falso. Noi sappiamo che Esaù l'eredità l'aveva già venduta per un piatto di lenticchie, quindi non c'entrava niente. E la benedizione però è Isacco, la taccia successivamente. Il macro è benedotto. Cosa fa? Chiede a Rebecca una moglie, chiede praticamente di far venire Esaù con un capriolo. Lui stava morendo, aveva appetito, con un capriolo addosso. Era cieco. Quindi Esaù doveva portare il capriolo perché lui gli desse la benedizione, con la mano posta sulla testa. Esaù parte per la caccia, era un cacciatore, la Bibbia. Giacobbe, che non si capisce, stava in casa mentre Esaù lavorava con una bestia, stava in casa ai fornelli, che sembra fare le ricche o altre cose, e viene chiamato alla mamma e dice: senti, vai e ammazza un capretto, anzi due capretti,
e li cuoci per tuo padre. Ma io, sì, fai come ti dico, non ti preoccupare. Poi vieni da me prima di cuocere. Così fa, alla lui, la madre spoglia i capelli e li mette intorno alle braccia di Isacco, di Giacobbe, scusate. Esaù e Giacobbe, in questi nomi. Sì, Esaù era il padre, Giacobbe era il padre, sì. Intorno, perché Esaù era chiamato il rosso, il rosso era il peloso. Per Giacobbe per trasformarlo a Esaù. Esaù aveva già ricevuto la benedizione da Abramo, ingannando sempre, perché Sarai non poteva avere figli. Quindi Sarai dice, usa e vai nella tenda della mia schiava, non mi ricordo come si chiama, e... non è mio. Giaci con lei, così farei un figlio, perché io non posso. Agar avrà un figlio, Ismaele, e sarà quello a cui verrà data la benedizione. Solo che poi gli angeli non si fanno i fatti loro, vanno e annunciano un figlio a Sarai a 90 anni, e Sarai ha un figlio a quell'età, che sarà appunto Isacco, e Sara a quel punto fa cacciare Ismaele e la mamma, e diventa lei ufficialmente la madre di quello che deve ricevere la cosiddetta benedizione, e sarà Isacco, quello che sta per essere ucciso. Quindi a questo punto siamo ai figli di Isacco, però Esaù, che era quello a cui spettava il primogenito, era peloso, il padre non era sciocco. Allora Giacobbe va con queste cose arrotolate, e Esaù dice, hai una strana, e Isacco dice, ha una strana voce, avvicinati, figlio mio, perché ti tasti. Quindi controlla, vabbè, sei Esaù. E gli dà la benedizione, non la primogenitura. Quando arriva Esaù, dice, mio padre mio, portato i capriolo, dice, chi sei tu? Sono Esaù, padre mio, devi darmi la benedizione. A chi ho dato la benedizione adesso? Tua madre mi ha ingannato, è un casino, del diavolo. A quel punto Esaù dice, danne un po' anche a me. Di che cosa? Cioè, non è una primogenitura, un'eredità, è un qualcosa che una volta dato.